Allora, siccome ci prepariamo al centenario della Garbatella perché siamo agli sgoccioli, mi sembra doveroso riprendere questa pagina in un posto storico della Garbatella. Allora, guardate bene. Quando i giornalisti fanno confusione, lui e lei sono due personaggi storici del quartiere. Lui? Gaetano. Eh? Gaetano. Allora, questi signori qui, chi sono? Chi sono? Angelino con la moglie. Allora, Angelino con la moglie, che c'hanno? I negozi dei vini e oli. Non lo io, dei vini. Solo vini, vabbè. Solo vini. Enoteca. L'enoteca, ecco qua, vedete? Invece che ha pensato il giornalista, ha fatto tilt. La giornalista che ha scritto questo articolo ha fatto tilt. Questa è un'altra Mirella della Garbatella. Una delle sgarbatelle. Allora, questi signori qui con i cesaroni c'entrano? Niente. Eccolo qua lui. Ci mando là io. Eh? Io ci mando. Ce li mandi, devi mandare in un altro modo tutti. Scusa, mandate al Colosseo, mandate a vedere i cesaroni. Allora, vabbè, Porelli, loro che ne sanno? Hanno visto la fiction. Sì, se pensano di trovare i cesaroni. Sì, lì. Invece, e poi non trovano neanche, lì trovano Gaetano e la S. Roma. Vabbè, Porelli, che ne sanno? Queste sono le, come si chiamano? Quelle cose che adesso le chiamano fake news, no? Ah, sì. Noi chiamavamo cazzate dei giornalisti. Quella è quando la Garbatella Fontana Carlotta ha nevicato nel 2012, me lo ricordo benissimo. Questo è un posto storico vero che vende il vino vero, no? Se andate alla finta bottiglieria dei Cesaroni, poi ti do una notizia: noi dedicheremo il premio Fantasia di Garbatella 2019 a questo signore qui, perché sono 40 anni il 21 novembre 2019 dalla sua morte. 40 anni. E siccome noi raccontiamo la storia dei garbatellani doc, giornalisti neanche ci parliamo con certi giornalisti perché poi confondono le persone, non ci interessa, invece tu sei Angelino. Angelino, ti ricordi? Super Trim, là che era Angelino, ci risiamo, carosello. Ecco, allora ci risiamo, hanno detto un'altra fregnaccia. So, riprendiamo qui e spieghiamo che questo non è Gaetano con la moglie, ma è Angelino. E il negozio, eccolo qui. Qui c'è un po' di tutto, guardate, c'è un po' di tutto, guardate, ecco. Ecco. Aspetta, sì, adesso leggiamo tutto. Vedete, c'è un po' di tutto. Qui c'è Padre Guido, qui c'è il premio Fantasia. La cosa di Carlotta, con tutto il vento dell'altro giorno che ha piovuto, che ha fatto si è portata via. Va bene, non ci preoccupiamo, vuol dire perché è storia. È storia. Guardate che bello. E poi leggiamo questa. Il quartiere mio, l'ha scritto Pasquale Nardi. Sono nato Pasquino in una zona. Pasquino II, lui si chiama. Si è autodefinito. Allora, sono nato in una zona tanto bella, tra il verde dei cipressi e dei lipini. Le case non so case, ma villini. Sto quartiere si chiama Garbatella, c'è l'asiletto pieno dei giardini dove il bosco profuma di mortella. Ci siamo stati assieme a mia sorella, un po' di tempo fa, da ragazzini. Magnanno pizza e mortadella e poi a beve da Carlotta a Garganella. C'è sta la scalinata del Pincetto, il ponticello sulla ferrovia, c'è piazza Sant'Onosia con l'archetto, Garbatella sei tutta una magia. Perciò ho voluto scrivere sto sonetto al primo amore della vita mia. E qui vedi che bella, certo. Allora, questo qui io adesso lo darò al mago aggiustatore, no? A quel toscano pazzo, gli dico di metterlo sul sito che lui ha comprato questo spazio chiamato Centenario Garbatella, perciò gli andiamo un po' di materiale ed è certo, gente vera. Certo. Cioè, tu non sei Gaetano, tu non sei Cesaroni, no, quello è proprio bravo. E questo è il tuo posto, ecco. Questo, ecco dove stai, qui, no, questi non sono i Cesaroni, questo è il consorzio produttori. Vini, Velletri, Angelino, eccolo qua, Angelino, e chiudiamo con Angelino.